La morte di Esaias è un'irregolarità, un'esplosione che ha prodotto una crepa. Questa crepa mi ha liberata, scoprire il proprio compito. Forse è questo ciò che Esaias mi ha dato, che ogni bambino può dare. Collegio di Stenoi, espulsa. Arrestata più volte durante l'occupazione del Ministero dell'Ambiente. Iscritta all'Università di Copenaghen, uscita nell'84 senza laurea. Alcune violazioni del codice stradale. Una condanna per diffamazione. C'è qualche istituzione che non l'abbia buttata fuori, signorina Jaspersen? Per quanto ne so, sono ancora iscritta all'anagrafe. Ho 37 anni, non sono perfetta. Mi piacciono più la neve e il ghiaccio che l'amore. Mi è più facile interessarmi alla matematica che amare il prossimo. Per me la solitudine è come per gli altri la benedizione della Chiesa. È la luce della grazia. C'erano tracce di violenza? Cosa gliel'ha fatto pensare? Ha eseguito da solo l'autopsia. Nessuno sarebbe riuscito a farlo salire di un metro su quell'impalcatura. Eppure era lassù. Credi che uno decida la propria vita, Smilla? I dettagli. Ma le cose importanti vengono da sole. Ognuno di noi ha un'immagine di sé. Io ho sempre pensato a me stessa come una tipa grintosa, con la risposta sempre pronta. Ora non so cosa dire. Sento che mi ha tradita. Nel mondo esterno non esisterà mai un cristallo di neve dalla forma perfetta. Ma nella nostra coscienza c'è l'idea scintillante e impeccabile del ghiaccio perfetto.